Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme i savoiardi. I savoiardi sono dei biscotti morbidi che solitamente vengono usati per due preparazioni molto, molto classiche e molto conosciute, che sono la zuppa inglese e il tiramisù. Ah, se vi siete persi la mia ricetta del tiramisù, potete guardare la scheda allegata dove faccio delle monoporzioni buonissime. Allora, tornando ai nostri savoiardi, sono dei biscotti, come dicevo prima, che vengono utilizzati soprattutto per queste preparazioni, ma anche da mangiare per esempio con delle creme o anche da inzuppare semplicemente nel latte. Qui in Sardegna noi li facciamo abbastanza grandi, magari nel resto d'Italia si fanno leggermente più piccoli, qui invece li facciamo belli grandi e belli morbidi e inzupposi. Adesso vediamo cosa ci serve per prepararli. Ecco i nostri ingredienti: 6 uova, 100 g di zucchero semolato, 100 g di farina 00, la scorza di un limone biologico, 30 g di fecole di patate, una bustina di vanillina. Per spolverizzare ci occorreranno dello zucchero a velo e dello zucchero semolato. Allora, per preparare i nostri savoiardi dobbiamo partire dalle uova, che devono essere rigorosamente a temperatura ambiente, perché le dobbiamo montare. Le dobbiamo montare però separatamente, quindi dobbiamo separare gli albumi dai tuorli. Quindi io metterò qui gli albumi e nella ciotola della planetaria metterò i tuorli. Allora, ho diviso gli albumi dai tuorli, sto usando delle uova XL, quindi se qualcuno insomma vuole sapere che tipo di uova sto usando, sono quelle molto grandi. Allora, a questo punto la cosa più importante per la preparazione dei savoiardi è quella di montare due masse, cioè praticamente l'albume, che dovrà essere montato a neve, e poi i tuorli, che lo stesso dovranno essere montati, quindi aumentare parecchio di volume. Allora, i tuorli li monteremo con 60 g dei 100 g di zuccheri totali. Quindi adesso, in questo momento, ho qui la mia bilancina, prendiamo 60 g. Prendiamo quindi 60 g di zucchero e li montiamo insieme ai tuorli. Allora, questa operazione è un'operazione, come dicevo prima, abbastanza importante, perché i savoiardi non hanno il lievito, quindi dobbiamo incorporare tantissima aria nelle due masse. Quindi adesso ho messo la ciotola direttamente qui nella planetaria, mettiamo lo zucchero e cominciamo a montare i tuorli. Nel frattempo che i tuorli stanno montando insieme allo zucchero, noi prelieviamo la scorza del limone. Andiamo a mettere la scorza direttamente nella ciotola. Allora, nel frattempo che i tuorli stanno montando insieme allo zucchero e alla scorza di limone, noi pensiamo, stavo già iniziando a montare gli albumi con i 40 g di zucchero restanti. Allora, prima iniziamo a montare e non aggiungiamo subito lo zucchero. Possiamo aggiungere lo zucchero gradatamente. Allora, ho terminato di montare le mie due masse, quindi l'albume con i 40 g di zucchero, i tuorli con gli altri 60 g di zucchero e la scorza di limone. Capiamo che i tuorli sono montati a regola d'arte quando mettiamo il nostro cucchiaio e la nostra massa praticamente quasi non si stacca. Ok, quindi
quando è così è montato bene. Mentre per quanto riguarda i nostri albumi, sono montati bene quando fanno questo specie di cornino, ecco, di ciuffo. Ok, a questo punto possiamo incorporare le due masse. Passiamo quindi a mettere gli albumi nei tuorli. Delicatamente, perché non dobbiamo smontare, cioè non dobbiamo far smontare l'impasto e togliere via quell'aria che abbiamo incorporato. Faremo ovviamente dei movimenti dal basso verso l'alto. Allora, ho incorporato gli albumi montati nel composto di tuorli, zucchero e scorza di limone. L'ho fatto molto delicatamente, sempre facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, e nel frattempo che facevo questi movimenti ruotavo anche la ciotola nella quale appunto sto amalgamando gli ingredienti. A questo punto ho ottenuto una bella massa molto molto gonfia, spumosa e piena d'aria, che è quello che appunto volevamo noi. Quindi a questo punto possiamo passare alle farine. Ok, ho qui due fogli di carta forno. Allora, dobbiamo fare questo: prendere la farina, setacciarla con un colino. La mettiamo direttamente qua, lo facciamo per inglobare ancora aria. Facciamo la stessa cosa anche con la fecola. Ok, quindi ho setacciato le due farine, aggiungiamo anche la vanillina, setacciamo anche quella. A questo punto io ho messo le due farine qua per comodità, perché andrò a fare questo lavoro e quindi andrò a risettacciare una seconda volta le farine per far inglobare quanta più aria possibile. Ok. A questo punto dobbiamo incorporare le farine alla massa che abbiamo montato prima. Lo facciamo in più step, in più passaggi, e sempre delicatamente, mi raccomando. Facciamo tutto sempre molto delicatamente. Okay, ho incorporato tutta la farina molto delicatamente, movimenti dal basso verso l'alto, e adesso possiamo trasferire il nostro composto in una sacca poche. Ok, ho riempito due sacca poche con il composto, adesso tagliamo le estremità. E andiamo a formare i biscotti sulla teglia. Ok, ho formato i primi biscotti, andiamo prima a spolverizzarli con lo zucchero semolato. E poi usiamo lo zucchero a velo. Ok,
a questo punto possiamo infornare la nostra prima teglia di savoiardi ad una temperatura di 200 gradi, forno statico, ovviamente forno già caldo, con la valvola aperta. Cosa vuol dire? Che dobbiamo fare una piccola pallina con l'alluminio e tenere aperto il forno 3 centimetri, ok? Quindi cuocerla a 200 gradi per circa 7-9 minuti, dipende dal vostro forno. Ecco qua, ho finito di cuocere i miei savoiardi, sono uscite 3 belle teglie di biscotti, vedete come sono, con le classiche crepe che biscotti, insomma, di questo tipo hanno. Sono sicuramente caserecci, quindi sono carini, ma non sono perfetti come quelli che vediamo in commercio, ma a noi, diciamo, poco importa della perfezione, l'importante è che siano buoni. Ora vi voglio far vedere come sono all'interno, quanto sono morbidi e come sono all'interno. Bisogna fare assolutamente la prova assaggio. Veramente buono, un gusto assolutamente equilibrato, si sente la crosticina che ha conferito lo zucchero semolato e poi lo zucchero a velo ha completato l'opera. Per me sono veramente buonissimi, sono abbastanza semplici da fare seguendo qualche piccolo accorgimento. Li possiamo preparare quando abbiamo in mente di fare un bel dolce oppure anche soltanto per fare una merenda o per colazione. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi così non vi perdete nessuna ricetta attivando la campanella di notifica, mi raccomando. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!